Uno di questi giorni finirei col farti ammazzare, Lascar. Di sotto c'è troppa gente e avevo fretta. Ho trovato la roba, la stanno caricando sull'aeronaco. E che cos'è? È un vecchio piroscafo giù al Molo 28. Beh, le istruzioni le hai già. Ma come faccio? Non mi posso avvicinare. Se quella merce finisce nelle mani dei nostri amici, per noi è finita. Sì, lo so benissimo, ma la banchina è piena di guardie. Allora serve un'altra soluzione. Quella nave deve essere assolutamente fermata. Pronto? Sono io. Sì? Sì, certo. Come vuoi tu, Anton. Forse li abbiamo seminati. Quanto manca? Solo un minuto. Il signor Wong, prego, sono Simon Dayton. Ciao, che vuoi? Voglio parlare con il signor Wong, il signor James Lee Wong. Buonasera, signor Dayton, sono James Lee Wong. La prego di scusare il mio pappagallo. Ama ascoltare il suono della sua voce, ma come molti uomini non calcola il peso delle parole. Sia il benvenuto nella mia umile casa. È stato Phil Davis a mandarmi da lei? Sì. La mia vita è in pericolo e forse lei può aiutarmi. La richiesta di un amico è per me un ordine. Mi spieghi pure il suo caso. Beh, non è un caso. Sono solo convinto che qualcuno voglia la mia pelle. E di chi sospetta? Di chiunque e dovunque io vada. Mi creda, sto praticamente impazzendo. E da quanto tempo è ossessionato da... da questa inquietudine? Un paio di mesi. Io e i miei due soci abbiamo approntato un carico di materiali chimici destinati all'estero e da allora abbiamo avuto solo guai. Che tipo di guai? Ritardi nelle consegne. Carichi danneggiati, navi prenotate e poi disdette. Capisco. E poi? Il mio ufficio è stato più volte perquisito da ignoti. Ah, rubato niente? No, non hanno preso nulla. C'è nient'altro che possa dirmi? Ah sì, due giorni fa è venuta la signorina Petrov, una russa, con una lettera di presentazione. Ieri ho visto l'uomo che secondo lei avrebbe scritto la lettera, non la conosce. Cosa sa dirmi dei suoi soci? Wilke e Maisley sono a posto. Siamo soci da 15 anni. Non lo so, ma ho sempre l'impressione di essere seguito, anche venendo qui. Sa, è tutto molto vago. Non posso fornirle alcun indizio, signor Wong. Invece, signor Dayton l'ha fatto. Ha parlato di una falsa lettera. L'ha ancora? Oh sì, certo, in ufficio. Facciamo così. Se verrà in ufficio gliela mostrerò. Le pagherò quello che vuole, ma la prego, mi aiuti. Le va bene domattina alle 10? Oh, certo. La ringrazio molto, signor Wong. La ringrazio davvero. Nel frattempo, che cosa mi consiglia di fare? Le suggerirei una natra alle mandorle, un contorno di castagne cinesi ed un po' di riso integrale. Cosa? Le chiedo scusa. Lei ha un buon cuoco? Sì. Allora vada a casa, si goda la cena e dorma. Una buona cena è molto importante. Buonasera, signor Wong, e grazie ancora. Ci vediamo domani alle 10. Buonasera. Non era il mio autista, non era John. L'ho visto in faccia. Eccolo. È lui il mio autista.
John! Piano! John, che è successo? Che è successo? Guardi. Buongiorno, signor Dayton. Buongiorno. Alle 10 arriverà il signor Wong e non voglio vedere nessun altro. Il signor Wilk e il signor Maisley la stanno aspettando. Ando. Ah, grazie. Buongiorno. Qualcosa non va, Dayton? No, tutto bene. Che cosa avete in mente? Simon, nel costituire la nostra società abbiamo dimenticato qualche cosa di grande importanza. Ah sì? Che cosa? Non abbiamo previsto che cosa succederà nel caso uno di noi morisse. Maisley invece ci ha pensato. Per semplificare le cose, ho qui una clausola da aggiungere al nostro contratto. Ve la leggo. Nel caso di morte di uno dei tre firmatari di questo contratto, è convenuto e accettato che l'intera sua quota, nella sua totalità, passerà di diritto ai due soci superstiti. Noi abbiamo firmato. È sempre prudente in situazioni simili essere pronti per ogni eventualità. Vorrei non aver mai cominciato. Bene. Stai cercando di tirarti indietro? No. Meglio così. Oramai sei coinvolto. Quella nave deve salpare. E il signor Dayton? Sì, ma purtroppo non può riceverla. È una settimana che me lo ripete. Lo so, lo vedrà domani, glielo assicuro. E invece lo vedrò ora. No, Carl, signor Russell, è armato! Lasciatemi, armo, spremi! Signor Dayton! Lasciatemi! Cosa vuoi? Allora, Dayton, voglio la mia formula. Fuori, via! Portatelo via! Fuori di qui! Aveva promesso di pagarmi la mia formula e di farmi diventare suo socio. Quei materiali chimici partono domani. E lei sta cercando di tenermi fuori dall'affare. Fuori, io l'uccido, l'uccido! Carlo, lasciatemi, mi ha imbrogliato, io l'uccido! Giuro che l'uccido! Pronto, centralino? Mi dia la polizia. Parla, Street. Sono Simon Dayton, della Dayton Chimici. Sì, senta, nel mio ufficio c'è un uomo armato. Armato? Devlin. Sì. C'è un uomo armato alla Dayton Chimici. Stia attenta, Mira, è pericoloso. No, Carly e io siamo vecchi amici. Pronto? Pronto, Mira. C'è da te un uomo armato? Il tuo capo ha telefonato. Beh, sì, ma non credo che sia... Sto arrivando. Carl, se ne torni a casa. No, io resto qui. Gli ho dato la mia formula. Ha detto che voleva solo vederla, invece se l'è tenuta. No, sono sicura che il signor Dayton non voglia tenersela. Sostiene addirittura che non gliel'ho mai data. No, se ne sarà dimenticato. È molto occupato. Carl, mi ascolti, perché non se ne va? Perché rivoglio la mia formula. Muoviamoci. Ciao, Sam. Ciao, Mira. Dov'è il pistolero? Ah, sei tu. Avanti, alzati. Dov'è il tuo capo? Ora l'ho aperto. Non risponde. L'ho visto alla finestra, arrivando. Signor Dayton? Signor Dayton? È chiusa a chiave. Ma che sta succedendo? Ah!
Pronto? Parla Street. Mi trovo alla Dayton Chimici. C'è stato un omicidio. Sì, subito. L'aspetto. Perché l'ha ucciso? Ma che dice? Senti, Mira, voglio che con calma mi spieghi esattamente cosa è successo. Salve, Wong. Salve, Street. Non sono in ritardo, vero? Avevo un appuntamento per le 10. Che appuntamento? Il mio appuntamento era con il signor Dayton. Ah. No, non gli hanno sparato. Non ha ferite. Forse potrebbe essere stato un infarto. E questa pistola? Nonostante la mia limitata esperienza, sono portato a credere che il dottore abbia ragione. A Simon Dayton non hanno sparato. E perché? Lei ha già visto il corpo? No, ma ho visto la pistola. E direi che non ha sparato un colpo. Che cos'è? Un pezzo di vetro. Senta, Wong, il medico pensa che potrebbe essere stato un infarto. Ora lei dice che lo hanno colpito con una bottiglia. Oh, no. Non credo affatto che sia una scheggia di bottiglia. Sembra più sottile di un guscio d'uovo. Capo, guardi un po' qui. Era nella tasca interna della giacca. Sono le carte del signor Dayton. Non ha il diritto di leggerle. Le ho già lette. Ma che gliene importa? E poi chi è lei? Uno dei soci? No, signore. Allora chi è? L'amministratore del signor Dayton. Si sieda. Sì, signore. Lei mi permette, Street? Prego. Ho preparato tutto, signor Wong. Spero di non averle causato troppo disturbo. Oh, siamo onorati di aiutarla in uno dei suoi esperimenti. Il signor Siffins non vede l'ora di conoscerla. Gli ho detto di aver già collaborato con lei in passato. Adesso. È l'uomo che lei voleva. Signor Siffins e il signor Wong. Molto onorato. Piacere. Non è molto facile trovare soffiatori di vetro, ma lui è senz'altro uno dei migliori di San Francisco. Ne sono sicuro. Crede di poter stabilire da queste piccole schegge di vetro l'oggetto da cui provengono? Certo, non vedo perché no. Ci mettiamo al lavoro? Calcio 0,03. Silicato di potassio 0,53. Manganese 0,27. Così tanto manganese? Sì, perché? Uno strano tipo di vetro. Deve essere stato fatto in Baviera. Cosa glielo fa pensare? Perché solo in Baviera i soffiatori usano tanto manganese. A giudicare dalla curvatura doveva essere una sfera quasi perfetta. 65 mm di diametro. Una cosa incredibile. Provi a riprodurre la grandezza e lo spessore il più possibile vicini all'originale. Quale scarpa si allaccia prima? Destra. Capitale del Minnesota? San Paolo. Si gratti il collo e dica A. Ah.
Conti da 12 a 25. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. A cosa associa la parola singhiozzo? Ad uno spasmo del diaframma. Non hanno ancora trovato la macchina. Ma se la trovano, che pensa di fare? Temo di non saperlo ancora esattamente, ma le assicuro che glielo dirò al più presto. Ah, lei sta perdendo tempo. Per me è chiaro come il sole. Remer crede che Dayton gli abbia rubato la formula e allora va da lui con una pistola. Dayton ha il cuore debole, si spaventa e muore di infarto. Ora scopriranno che il vecchio è pazzo e finirà tutto. E questo è il rapporto su Remer. Che le avevo detto? Hanno scoperto che è pazzo. Pazzo? Ma sei più sano di lei. Non mi sono mai fidato degli esami psichiatrici. Il rapporto della scientifica. È stato ucciso da un gas. Gas? Ma no, no, è impossibile. Non può averlo ucciso un gas. Che cos'è? Una copia perfetta dello strumento di morte. Beh, stia a sentire, Wong. Non vorrà dirmi che ha preso quei pezzetti di vetro, li ha rimessi insieme e ha costruito questo. Non sono stato io, ma alcuni amici miei. È una specie di granata, Se cade, si rompe? Certamente. Ci sono. La pistola era un trucco. Remer è furbo. Distraendo Dayton con la pistola, gli ha lanciato addosso quella sfera di vetro e l'ha ucciso. Uccidendo così chiunque fosse nella stanza. Certo. Già, ha ragione lei. Allora l'ha nascosta. Certo. È così. Tornato nella sua stanza, accidentalmente ha rotto la sfera ed è morto. Sicuro? Ma sarà molto facile scoprirlo. La segretaria e il signor Russell sono stati con Remer tutto il tempo. Esatto. Falli entrare. Senta, per quanto tempo... Stia calmo. Posso andare? No, bella. Signorina... Russell, dentro. Salve, signor Wong. Salve. Seduta. Prego. Voglio che tu faccia un grosso sforzo e ti concentri su quanto è successo stamane. Con chi credi di parlare? Scusa, Mira, sono nervoso. Siedi. Quando Remer è entrato nell'ufficio di Dayton, aveva in mano qualcosa oltre alla pistola? No, non mi pare. Ma non ne sei sicura? Vuoi dire in questa mano? No, nell'altra mano. Nella sinistra? Certo. Se la pistola stava nella mano destra, quell'altra deve essere la sinistra. Certo, no. L'hai visto buttare qualcosa per terra? No. Sono sicuro che non ha buttato nulla. Come fa ad esserne sicuro lei? La sfera era in mille pezzi, quindi è stata rotta. Ma non è stata buttata. Ah. Hai visto Remer inchinarsi e far rotolare una sfera di vetro come questa? Che cos'è? È curiosa. Già, è una copia esatta della sfera che conteneva il gas che ha ucciso Simon Dayton. No, e questa non c'è gas. Ora... cerchi di ricordare bene e mi risponda esattamente. In che mano aveva l'arma? In questa. Non aveva nient'altro in questa? No. È sicuro che non avesse nient'altro in questa? No, cioè sì, sono sicuro. Le chiedo umilmente scusa, signorina. Posso permettermi di farle una domanda? Prego, signor Wong. Il signor Dayton aveva qualche abitudine. Voglio dire, per esempio... non so, apriva sempre il cassetto della sua scrivania, prendeva il libretto degli assegni e controllava il saldo alle 9:30 di ogni mattina. E questo che c'entra, scusi? Ti prego, Sam, scusa, il signor Wong sta parlando con me. Il signor Dayton non teneva il suo libretto degli assegni qui in ufficio. Lo so, signorina, ma quello che intendevo dire è, prendeva qualche medicina o si infilava il cappotto sempre alla stessa ora? Dove vuole arrivare? Se l'assassino conosceva le abitudini della vittima, potrebbe aver messo la sfera in un punto dove la vittima stessa poteva romperla. È vero. Remer era già entrato nell'ufficio di Dayton? Intendi stamattina? Stamattina, ieri o un'altra qualsiasi mattina. Ma quando esattamente? Una mattina! No! Signor Wong, credo di capire dove lei voglia arrivare. Remer non entrava nell'ufficio di Dayton da un mese. Non credo che abbia potuto metterla tanto tempo fa. Ovviamente l'omicidio era previsto per quando il signor Dayton fosse solo in ufficio. Già. Puoi andare. Signor Wong,
Signor Wong, è stato un vero piacere poter incontrare un detective che è anche un gentiluomo. Grazie. Una donna deliziosa. Sono sicuro che voi due sarete molto felici. Non le sfugge niente, eh? Devlin. Sì? Chiama Maisley e Wicks. Posso andare? No, cara. Voi due. Sedete. Grazie. Grazie. Lei è Maisley? Sì. Wicks? Wilk. Eravate i soci di Dayton, vero? Sì. Sì, infatti. Che facevate nel suo ufficio stamane alle 9:30? Beh, una normale riunione di affari tra soci. Che affari? Abbiamo semplicemente aggiunto una clausola a un contratto firmato da tutti e tre. È questo? Sì, è la copia di Dayton. In altre parole, alla morte di Dayton, voi due avreste ereditato la sua quota. Esatto. Non ho mai visto un movente per omicidio più palese di questo. Avete portato altro nel suo ufficio? No, proprio niente. Avete mai visto questa? No, non mi pare proprio. Sembrerebbe una lampadina, vero? Mi perdoni, Maisley non è un nome bavarese? Sì, di origine bavarese, credo. Perché? Noi due dobbiamo considerarci in arresto, capitano. No, andate. Grazie. Ah, ci hanno dato proprio un bel aiuto. Devlin? Sì, capo. Che altro c'è fuori? C'è una donna. E chi è? L'ho trovata dentro la Dayton Chimici. Ah, sì? Falla entrare. Venga avanti. Come si chiama? Margaret Dolan. Si siede. Dov'era stamane alle 9:30? Stamane alle 9:30 ero nel palazzo della Dayton Chimici al quarto piano. E che stava facendo? Facevo il mio lavoro. E cioè? Facevo le pulizie. Basta così, grazie signora. Venga. Devlin? Sì? Sei bravo. Grazie. Sparisci. Bene. È tutto. Oh, no. Dimentica la donna che si è presentata con la lettera di introduzione, per non parlare delle persone che misero a suo quadro l'ufficio di Dayton. E il tizio che ha rubato l'auto di Dayton. E il tizio che ha rubato l'auto di Dayton. Senta, Remera ha un movente. Almeno questo è chiaro. La formula. Maisley e Wilke hanno un movente. Poi ci sono la donna russa e quel tizio che ha rubato l'auto. Lei riesce a capirci qualcosa? Siete due imbecilli. Tu dovevi impedire che Dayton andasse da Wong. E tu? Quante volte ti ho ripetuto di fare attenzione? Ora Dayton è fuori gioco. Già, ma il cinese ha visto la tua faccia. Di lui mi occupo io. No, io non voglio più rischiare. Dobbiamo fermare quella nave e prendere la formula. Non ci metteranno molto a caricarla. Allora dobbiamo sbrigarci. La formula mi preoccupa. Se trovassimo Romer... Impossibile, è in arresto. Allora Wilco, Maisley. Toccherà a Wilk. Non te l'ho detto, ma domani devo incontrarlo. Olga, quando vuoi ci sai veramente fare. Tu, sorveglia la nave, ma ricordati, sta attento. Wong è davvero molto in gamba, ma se lo segui passo passo come t'ho insegnato e come faccio io, anche lui può essere annientato. Non ci troverà niente, Wong, l'abbiamo controllata. Le uniche impronte appartengono a Dayton e al suo autista. Che cos'è? L'uomo che ha rubato l'auto del signor Dayton ovviamente aveva un complice. Non credo che Dayton fumasse queste sigarette. Vuol dire che non è solo tabacco. No, è radice. La mischiano col tabacco in Sud America. Senta, Wong, prima la donna russa, adesso mi tira fuori il Sud America. Ma che cosa sta cercando di fare? Il giro del mondo? Andiamo da Carl Remer. Va bene, Devlin in l'auto. Tom, forza, muoviti. Subito.
È proprio sicuro che questa sia la pista giusta? Carl Römer è ancora trattenuto, vero? Sì. Allora, prima di tutto, dobbiamo chiarire le cose con lui. Che si aspetta di trovare, Verrender? Non lo so, Street, ma tentar non moce. Scusi il disturbo, signora Römer, ma dobbiamo dare un'occhiata all'ufficio di suo marito. Perché non lascia libero Carl? Non ha ucciso il signor Dayton. Era arrabbiato perché il signor Dayton si teneva la formula. Voleva solo spaventarlo. Sì, lo so, signora, lei ha ragione, ma non deve preoccuparsi. Uscirà tra pochi giorni. Lei lo sa che Carl è innocente. Quella pistola era scarica. Noi stiamo cercando di aiutare suo marito, signora. Perché non ci fa vedere la stanza in cui lavorava? Noi non abbiamo niente da nascondere, sa? Potete vedere tutto. Mio marito è innocente. Venite, prego. Ecco, è qui che Carl lavora. Le piacerebbe vedere suo marito? Oh, certo. Bene, vada a prepararsi. Verrà con noi. Cosa sta cercando? Sabbia. Sabbia? Non mi dirà che c'entra anche una spiaggia. Sabbia bianca. E che differenza c'è? Viene usata nella fabbricazione del vetro. Signora, vorrei farle qualche domanda su suo marito. In passato ha avuto a che fare con la legge? Oh, no, no. A proposito, signora Römer, dov'è nato suo marito? È nato qui, a San Francisco. E ha sempre vissuto qui? Sì, certo. Allora andiamo? Viene con noi? No, vado a casa. Se ha bisogno di me, mi chiami pure. Grazie, senz'altro. Mio signor padrone, io non capito perché signore giocare con vetri rotti. Signore può tagliarsi, no, non sa... No. Certo che sono disposto ad aiutarla, signor Wong, ma non so molto. A volte assistiamo ad avvenimenti senza capire che sono importanti. Mi sta dando forse del distratto. Lei sta fraintendendo sia le mie parole che i miei scopi. Non credo di fraintendere i suoi scopi. Mi scusi, ma che cosa avrei visto senza capirne l'importanza? Per esempio, l'assassino con lo strumento di morte. Sappiamo che questo fu nascosto nell'ufficio di Dayton poco prima che morisse. Ma non possono averlo nascosto in mia presenza. C'è sempre una possibilità. Lei quella mattina c'era. C'era anche Maisley. Verissimo. Ammetto che la morte del mio socio mi abbia portato dei vantaggi, ma a parte questo non so altro. La contessa Dubois. Mi dispiace doverla già congedare, signor Wong. Capisco perfettamente. Arrivederci, signor Wong. Contessa, quale onore. Signor Wilk, ecco il barone von Kranz. Piacere. Piacere mio. Il suo cappello, signore. Mia cara contessa, che piacere inaspettato. Mi permetta di dirle che è ancora più affascinante dell'ultima volta. Non ricordo di averla mai incontrata. Oh, sono desolato di averla colpita così poco. Non si ricorda il ballo dell'ambasciata argentina a Londra?
Ma certo, che stupida sono, ma c'erano tante di quelle celebrità. Signor Wong, il barone von Kranz. Piacere. Piacere. È sempre il signor Wong, vero? Finora non mi è ancora capitata l'occasione di cambiare il mio nome. Perché non si ferma a bere qualcosa con noi? Oh, certo, se proprio insiste. Prego, contessa. Si fermerà molto a San Francisco, contessa? Un paio di settimane. Capisco. Posso offrire? No, la ringrazio. Barone, posso avere una delle sue sigarette? Certo. Grazie. Mi permette? Niente marca. Sono preparate apposta per me. Un sapore molto piacevole, particolare. C'è qualche radice? Ho le carte che il signor Wilk ha chiesto in ufficio. Il signor Wilk al momento è occupato. Allora le lascerò nello studio. Come vuole, signore. Mi scusi? Sì? Ho le carte. Ah, bene. Grazie. Brindo alla sua salute. E alla sua. Ah, arrivo giusto in tempo. Signor Wong. Salve. Contessa Dubois, le presento il mio socio Mesle. Piacere. Signor Mesle. Alla nostra amicizia, contessa. C'è una raccomandata per lei, signore. Grazie. Scusatemi. Barone. Voglio scusare. Ecco il signor Meisle, barone von Kranz. Signor Wilk, lei è in grave pericolo. Si chiuda nel suo studio e chiami la polizia immediatamente per farsi proteggere. Karl Römer. Scusa. Credo di aver preparato tutto come voleva lei. Va bene, Russell, può andare. Parla, Street. Sono Christian Wilk. Ho avuto un avvertimento. Sono in pericolo. Venga immediatamente. È a casa? Sì. Vengo subito. Andiamo. Ehi, Tom. 38 Western Street. Fa presto. Bene.
Dov'è Wilk? Nello studio, signore. Andiamo. Subito. Tu resta qui. Ok. Signor Wilk. È chiuso a chiave. Ha un'altra chiave? Sì, signore. La usi allora. Subito. Oh. Chiama il dottore. Che nessuno si muova. Wong. Lei era qui. Sì. Sono venuto ad interrogare Wilk. Sono arrivati gli ospiti. E non hai idea? Niente di preciso. Wilk! Ma è morto! Credo di sì. Così lei è diventato l'unico proprietario della Dayton. Vuole insinuare? Sì. Chi l'ha visto per ultimo? Il signor Russell, signore. Il signor Russell! È l'amministratore. Eccomi qui. Oh, signor Wilk! Lei era qui con lui? Sì, sì, certo. A fare cosa? Ho portato delle carte. L'ha ucciso! Oh, no, certo che no, io no! Dopo che il signor Russell è uscito, ho visto il signor Wilk chiudere questa porta apparentemente a chiave. Posso testimoniare comunque che tutti i presenti erano nell'altra stanza. Perché era qui da solo? Gli avevo portato una raccomandata e lui è venuto di qua. È vero, capitano, l'abbiamo visto tutti. Sembrava molto agitato. Il dottore sta arrivando. Bene, cercate di trovare la lettera. Non c'è niente. Salve, Street. Salve, dottore. Bene, tutti nell'altra stanza. Anche tu. Ha qualche segno? No, non mi pare. Ma com'è morto? Lo dirà l'autopsia, capitano. Già. La lettera. Eccola, Street. Ehi, Wong. Questa lettera è di Remer. Che stiamo aspettando? Perché non... Pezzi di vetro, vero? Sì, dello stesso tipo. Già, e allora io direi di andare da Remer. E in fretta. Che nessuno si muova da questa casa. Nega forse di averla scritta e la sua calligrafia? No, non lo nego. È la mia calligrafia. Perché l'ha scritta? Non posso dirlo. Come è uscita la lettera dal carcere? Non posso dirlo. Ascolti il mio consiglio, Carl. Dica al capitano quello che sa. No, non posso. Lei parlerà, signor Remer. Noi conosciamo il metodo per persuaderla. Pronto? Mandatemi immediatamente un paio di uomini. Staremo qui tutta la notte. Mi scusi, capitano, ma devo sbrigare un paio di cosette. Se riesco a farlo parlare, il mistero sarà svelato. Lo so, ma purtroppo devo andare. Senta, Carl, lo so che è innocente. Per questo voglio aiutarla. Se è preoccupato e vuole protezione, posso prometterle tutta la protezione di cui ha bisogno. Come ha protetto Wilk. Senta, Römer. Lo sa che se lei continua a comportarsi in questo modo, io dovrò incriminarla per omicidio. Venga pure, signore. Oh, Carl. Luis. Bene, capitano, l'ho fatta parlare. È stata lei a spedire quella lettera stamane. Römer gliel'ha data ieri, quando si sono visti. Adesso parlerà a Römer. A meno che non voglia far finire sua moglie in galera. Oh, Carl,
Digli quello che vogliono sapere. Lo so che sei innocente. Fatela sedere. Io mi rifiuto di stare ancora qui. Insisto che mi faccia chiamare il procuratore distrettuale. Devo chiederlo alla centrale. Avevo detto di non passarmi telefonate. Ah, va bene, passamelo. Senti, Sam, non riesco più a trattenere Maisley. Vuole andarsene. Dice che legalmente non hai alcun diritto di trattenerlo. Aspetta un minuto. Maisley insiste per andarsene. Possono trattenerlo come testimone? Sì, certo. Però domattina dovrai cercarti un lavoro. Ehi, Devlin, lasciali andare. Sì, sì, hai capito bene. Ma assicurati che vadano a casa. Devi poterli rintracciare in qualunque momento. Al diavolo quello che dice. È un sospettato e un testimone. Grazie. Potete andare tutti, però ognuno a casa sua. Bene. Dovete essere rintracciabili nel caso Street voglia interrogarvi. Sì, signore. Crede che il suo capo chiamerà l'esercito se invito la contessa a cena? Il capitano vuole che lei sia raggiungibile. Dica al capitano che io e la contessa andiamo fuori a cena stasera. Per poi tornare a casa sua, signor Maisley? Sì, ma solo perché avevo già deciso di tornarci comunque. Portatela di sotto. Sì, capitano. Venga, signore. Lei è l'uomo più testardo che abbia mai incontrato. Capo. Sì. C'è una persona per lei. Non voglio vedere nessuno. È la signorina Mira. Ah. Continuate voi. Ciao, tesoro. Mi volevi? Non avevamo un appuntamento. Oh, mi dispiace. È che... Sono rimasto bloccato, sai com'è? Mi è sembrato di sentire una voce femminile, chi è? La signora Römer. Santo cielo, la signora Römer, come mai? Niente, cara, ha fatto uscire dal carcere una lettera scritta dal marito. E questa sarebbe un'azione criminosa? Sì, infatti. Lei non è più colpevole di lui. Senti, lasciamo perdere, Mira.
Sta bene, l'ho mandata di sotto. Sam, mi permetti di vederla? Lascia che la porti da sua sorella. Se ti serve, la puoi sempre cercare lì. Va bene, fa come vuoi. Tanto hai sempre ragione tu. L'hai detto. Scusa, chiama di sotto e avvertili che sto andando a prendere la signora Römer. E l'appuntamento? Ritornerò più tardi. Pronto? Il capitano Street? No, il capitano non è qui. Sono il tenente Hopkins. Qui parla Theodore Maisle. Dica al capitano Street che ho appena finito di cenare con la contessa Dubois e sto andando a casa mia. Se ha bisogno di parlarmi, potrà trovarmi là fra un'ora. State caricando? Sì, finiamo domattina. Molto bene. Mettilo via. Dove sei stata? Mi ha fermata la polizia. Ti ha fermata? E perché? Ora fai finta di ignorare che hanno ucciso Wilk. Wilk ucciso? Avanti, come hai fatto? Non sono stato io. Anton, non fare il modesto. Sta zitta. E adesso ne restano due. Due? Solo Maisle? È il signor Wong. Wong? Sì. Perché credi che me ne sia andato? Ci sospetta. È stato qui, ha perquisito l'appartamento. Qui? E come lo sai? L'ho visto. E l'hai lasciato andar via? Sì. Perché? Perché andiamo a trovarlo stasera. Buonasera, signor Russell. Ha trovato ciò che cercava? Sì, signore. Ha per caso qualcosa a che fare con la morte del suo datore di lavoro? Oh, no, certo che no, è il mio contratto. Vede, io avevo un contratto col signor Dayton e temo che il suo successore non lo rispetterà. Per questo è qui? Certamente, avevo paura per la mia vita e non avevo molto tempo. Sa, ho saputo che domani sequestreranno tutte le carte del signor Dayton. È vero. Lei era molto vicino al signor Dayton. Oh, sì, era molto di più di un datore di lavoro, era un amico. Vuole davvero aiutarmi? Ah, sì, certo. Vada a casa e ci resti, così avrò una persona in meno di cui preoccuparmi. Carl, can't you see this is getting you nowhere? That you'll have to tell us what you know eventually? Your turn, Captain. Listen, Romer. You know who killed Dayton and Wilk, but what's more important, I know you know it. Now, you may think you're saving that measly neck of yours by not talking. Ma sbaglia. Ne so già abbastanza per farla impiccare. Mia moglie è al sicuro da sua sorella? Non mi avete mentito? No, è la verità, è dalla sorella. Vuole il nome dell'omicida? Sì, Carl, sì. Deve stare molto attento. Non corra rischi. È un uomo scaltro e disperato. Non si fermerà. Chi è? Staremo molto attenti. Ma chi è? Ne va della mia vita se fallite. Non falliremo, gli impediremo di colpire ancora. L'uomo che ha ucciso Simon Dayton e Christian Wilk è...
Theodore Meisel. Come lo sa? Stavo lavorando a casa sua un giorno e l'ho sentito che diceva a qualcuno: Wilk dovrà uscire di scena 56 ore dopo Dayton. Lì per lì la cosa non mi sembrò molto strana. Ma con la morte del signor Dayton ci ripensai e mi sentii percorso da un brivido. È per questo che ho mandato la lettera al signor Wilk. Meisle. Ah, lo sapevo. Chiamai i ragazzi, due macchine, che si tengano pronti ad agire. Subito. Voi restate qui per proteggere Carl. Dategli qualcosa da mangiare e procurategli anche una radio per fargli ascoltare della musica. Lo sapevo che ce l'avrei fatta. Vuol venire a vedere come si arresta un omicida? Sarà un vero piacere. Venga con me. Beh, è stata dura. Beh. Bene, ragazzi, 515 Mason Square. Facciamo in fretta. Va dietro la casa. Devlin, di là. Capo, capo, c'è un morto in casa. Andiamo. Si è accorto di essere stato scoperto e ha deciso di suicidarsi. Avanti, ragazzi. Qualcuno chiami la centrale e fate venire al più presto un dottore. Intanto perquisite la casa. Mi sembra tutto chiaro, Wong. Quest'uomo si è ucciso. Sì, e con la sua stessa arma. E perché no? Sapeva che era veloce e sicura. Sì, molto sicura e molto veloce. Mi dispiace soltanto di essere stato brutale con il povero Remer, ma dovevo risolvere il caso. Come intende comportarsi con lui ora? Lasciarlo andare. Già, non ha ragione di trattenerlo. Senta, perché non lo porta a casa mia un momento? Perché? Perché ora parlerà liberamente. E credo che dovremmo cercare di saperne di più su Meisle. Già, ha ragione. Senta, Wong, c'è un'altra cosa. Le dispiace se porto anche Mira? Mi sta aspettando in ufficio. Con molto piacere. Il mio cameriere è in libera uscita, ma prenderemo ugualmente un tè. Già, tè, fantastico. Se avesse parlato prima, questa storia sarebbe già finita. Lasciatelo andare e fate un rapporto. Gli uomini del procuratore distrettuale sono già al lavoro. E chiamate i giornalisti. Voglio che parlino il più possibile di questa storia. Scusa, Mira, sono stato trattenuto. Era biondo o bruna? Mi dispiace, ho fatto tardi. Sembra proprio di sì. Può darsi che a te non importi molto, ma ho appena risolto il caso. Oh, complimenti. Era Meisle. Meisle? Sì, sapevo fin dall'inizio che Römer era innocente, ma bisognava farlo parlare. Non potevo scoprire il mio gioco. Ah, sei bravissimo. Lascerai libero Römer? Sì. Amore. Però dobbiamo ancora fargli qualche domanda. Ah, Mira, così... aspetta, non io. Lo interrogerà Wong. Andiamo adesso a casa sua. Andiamo da Wong? Sì. Ah, tesoro. Thank you.
Lei deve essere il signor Lascar. Non credo che ci siamo mai incontrati. Come sta? Oh, ecco il barone. Mi dispiace molto non essere stato qui ad accogliervi. Buonasera, contessa. La vostra presenza nella mia umile casa mi onora più di quanto sia in grado di esprimervi. Non tocchi il telefono. Caro barone, volevo solo accendere la luce. Non c'è ragione di restare qui al buio. Molto meglio. Volete sedervi? Si sieda lei. Col suo permesso, contessa. Ah, bene, sarà una serata interessante. Ora parli, Wong, e faccia presto. Perché ci perseguita? Perseguitarvi? Sì. Lei stasera è stato a casa mia. Casa sua? L'ho vista. Che ha preso dalla mia scrivania? Questa agenda del signor Anton Moll. Lei è il signor Anton Moll, vero? Certo. Ma perché si interessa a questo? Sono stato chiamato per il caso Dayton. E cosa c'entra con noi? Mi sembra molto semplice. Voi volete impedire la spedizione di un gas tossico ai nemici del vostro paese. E come? Nel modo più facile, cioè togliendo la formula agli uomini che la possedevano. E provaste a rapire Dayton. Ricordo ancora la sua faccia nonostante ci fosse la nebbia. Facciamolo fuori. No. E il giorno dopo Dayton fu ucciso a sangue freddo. Ho indovinato finora? Dalle vostre facce sembra proprio di sì. Che soddisfazione. Sapete, nel mio paese questa è la massima ricompensa per chi racconta una storia. Cerchi di concludere piuttosto. A questo punto entra in gioco l'arma più micidiale di tutte. Una bella donna. E devo ammettere che la signorina Petrov ha recitato la sua parte alla perfezione. Lasci perdere, Wong. Ma nonostante i vostri sforzi, sembra che siate ancora senza formula. Perché ce l'ha lei? Ha esattamente 4 minuti per consegnarcela. Le assicuro che io non ho la formula. Ha già sprecato 30 secondi. Lei è un uomo molto testardo, signor Moll. Non posso fare altro che accettare. Questa sfera di vetro contiene un concentrato del gas velenoso che state cercando. Che ce ne importa? Dov'è la formula? La formula non vi sarà di alcuna utilità se non ne capite la funzione. Metta giù! Ci ucciderà tutti! No! 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 Fermi! Il più piccolo sforzo ci ucciderà all'istante. Ormai la stanza è satura di gas. Invisibile. Incolore. Veloce. Dai nostri polmoni passerà direttamente nel sangue. Non c'è via di scampo. Questo. Ci sentiremo come soffocare. Un formicolio alle mani. Paralisi totale alle gambe. Già sento un languore che percorre tutto il corpo fino ad arrivare al nostro cervello, mentre il veleno raggiunge il cuore. E poi arriva il sonno della morte eterna. Andiamocene! Restate dove siete! Giratevi, piano, prego. Wong! Avanti! Proprio in tempo, Street. Non per il tè, però. Ah, la contessa. Posso presentarle la contessa Olga Dubois? Alias Sofia Petrov, in origine Sofia Doom di Brooklyn. Il capitano Anton Moll, che è stato cacciato via da almeno 3 eserciti. E il nostro amico Lascar, uno tra i tanti delinquenti comuni. C'entrano anche loro? Oh, indirettamente. Questa volta non hanno ucciso nessuno, però in compenso le assicuro che mi hanno fatto passare dei brutti momenti. O vuole occuparsene lei, prego? Ma certo, muovetevi.
Sono lieto di vederla libero, signor Renner. Grazie. Evelyn, vieni immediatamente dal signor Wong. È un vero piacere rivederla, signorina. Signor Renner, so quanto sia ansioso di tornare a casa, ma c'è un piccolo favore che vorrei chiederle. Con piacere. Ho delle fotografie di questi nostri tre amici. È un lungo elenco di crimini per i quali sono ricercati dal governo federale. Signor Renner, c'è ancora un piccolo particolare che non mi risulta molto chiaro. Mi sembra ovvio che il suicidio di Maisle non lasci dubbi sull'identità dell'omicida. Ma dobbiamo ancora stabilire come si è ucciso. Sicuramente lei avrà sperimentato, come a tutti noi del resto, che le vibrazioni del suono possono essere usate per frantumare vetri o oggetti di cristallo. Maisle è andato anche oltre. Ha riempito una sfera con del gas velenoso e ha trovato un modo di comandare a distanza una emissione sonora di una certa particolarità. Non gli restava altro da fare che nascondere le sfere nelle stanze delle sue vittime e al momento opportuno farle esplodere. Ritengo molto probabile che volesse uccidere qualcuno di noi e che per errore abbia ucciso se stesso. Scusi se non condivido la sua tesi del suicidio, Street. Ma io sono convinto che questa sfera sia identica a tutte le altre usate per gli omicidi. Ne ho già distrutte due o tre con i miei esperimenti, usando vari tipi di suono. Naturalmente non erano piene di gas, come invece lo è questa. Quindi stasera, con il suo aiuto, proverei con una radio. Oggi sto qui una trasmittente. Se la sfera si rompe, vuol dire che Maisle ha usato lo stesso procedimento. Noi faremmo funzionare la radio nella stanza qui accanto, perché potremmo avvelenarci se la sfera si dovesse rompere. Oh, scusi. La vostra macchina sta arrivando. È un peccato che non possiate restare con noi. Sarà per un'altra volta. Tornate a trovarci. Guardate. Ma non vi spaventate. Anche quella sfera è vuota. Devlin, puoi portarli via tutti e tre. E non dimentichi il quarto passeggero, Street. Già, il signor Renner. Ha sempre fatto in modo che le sue vittime dovessero chiamare la polizia. Così il suono delle sirene avrebbe frantumato le sfere. Bravo. Molto bravo e ingegnoso, Renner. Avanti, mettersi in marcia. Vale anche per te, Bella. Avanti, muoversi. Bene, anche questo caso è risolto. L'ho sempre saputo che era stato Carl Renner. Non è così, cara? Oh, certo. Grazie, signor Wong. Grazie. È stato veramente molto in gamba. Ma non capisco come si è Mira, ascoltami. Il signor Wong ora è stanco. Non dovevamo uscire noi due? Dici davvero? Sì, prima a cena e poi a teatro. Peccato che sia mezzanotte passata. Se vuoi possiamo prendere qualcosa da bere. È difficile la vita accanto a un detective. L'hai sempre saputo. Ah, ora l'ammetti. Cosa? Che sei un detective. Buonanotte, signor Wong. Spero di poterla rivedere molto Buonanotte, presto. Buonanotte, signorina. Buonanotte, Wong. Belle figure mi fai fare davanti al signor Wong. È quello che ti meriti. Ah, l'amore. È stata davvero bella recita. Lei molto divertito. Come si sente? Sto benissimo. Ha voglia di mangiare? Vuole pollo? No. Cotoletta? No. Cosa desidera? Solo una tazza di tè. Bene, signore, molto bene.